Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Approfitto di questa occasione innanzitutto per dire che l'ultima uscita di Bello Figo, quella con gli slimes, come cazzo si chiamano, slides, una cosa del genere, è una bomba, questi ragazzi comunque mi hanno sorpreso, non ve l'aspettavate che io comunque avrei potuto apprezzare una traccia del genere, ma perché il Bello Figo sta là, te la parte, è marocchina, è egiziana, la porto a casa e poi dice sono solo un nero che ha sofferto nella vita. e questo è il concetto, ragazzi. Bello Figo è uno che è diventato famoso ripetendo la stessa frase barra la stessa parola in un testo centinaia di volte. Questo è il concetto, e non è che è arrivato lui e non qualcun altro. Sì, è trash, ok, ma c'è qualcosa dietro. Cioè, sto ragazzo quando ha fatto le interviste ha dimostrato comunque di essere un ragazzo a modo, una persona seria, se vuole, sì, non è Machiavelli, però nel senso lo accettiamo così com'è, non è l'ultimo degli stupidi. Adesso si prova a rilanciare anche su Spotify, gli auguro tanto successo anche nelle piattaforme di streaming ufficiali. E indoviniamo un po', comunque la traccia ha spaccato, mi è piaciuta, che devo dire, bene così, il beat, la scelta, il modo, atteggiamento, vabbè. Red Bull Posse Track con chi? Con Gue Pequeño e Villa Banks. Quale sarà il giocatore? Quale sarà l'argomento di questo freestyle? Butto lì, a occhio e croce, la figa, proprio a occhio e croce. Cioè, la butto lì. Di quale argomento? Poi quando c'è, ormai Villa Banks viene utilizzato anche dalle major per fare i featuring sul tema, appena ci sta qualche artista che è un po' provocante, mettiamogli Villa Banks. Poi c'è Gue Pequeño che è il re delle collaborazioni, della marchetta con la major, ma anche da prima della major, quanto gli dà gusto a mollargli la strofa, e quindi non poteva rifiutarsi, non poteva tirarsi indietro in questa circostanza, soprattutto perché Gue Pequeño è un grande stimatore di Bello Figo. Nessuno sa spiegare il motivo, ma è un grande stimatore, quindi sicuramente non si è tirato indietro. E niente, siamo qui a fare una preview, una piccolina preview sul tema, dopo una carrellata di pubblicità vi ho tratto qui. E se siete arrivati fin qui, fatevi due cazzo di domande, oppure ascoltate il prossimo episodio, che qua di materiale ce n'è e di cose se ne dicono. Non tutti gli episodi sono io strafatto al microfono che sparo cazzate per raccimolare due like. È il mestiere. Me l'ha insegnato il Gue. È marocchina, è brasiliana. Sono solo un bianco che ha sofferto molto nella vita. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.